c'è. Dobbiamo restare con Alessandra adesso. Guarda, per forza. Allora. Lo so, sono tutti amici in Instagram, lo so. Tutti cugini, anzi. Paolo, cugini, come stai così? È buono così. Si sente l'accento così. E democratici. Allora, è venuto un giorno un tipo in studio, noi stavamo là seduti, stavamo dicendo adesso facciamo un altro pezzo, sì, ma facciamo un pezzo per l'estate, arriva questo e dice, ma perché ragazzi non fate un bel reggaeton quest'anno? Vabbè, proviamo a fare questo reggaeton, noi siamo aperti a tutto, abbiamo fatto sempre tutto. Abbiamo provato a fare sto reggaeton, ma quando lo ascoltavamo non sembrava proprio un reggaeton, sembrava più un mambo. Solo che stavamo là e questo qua ci continuava a dire sì, ma chiamatelo mambo milanese. Con tutto il rispetto che abbiamo per i milanesi, grazie per il lavoro che ci date. È arrivato un altro, ha detto, perché non lo chiamate mambo romano? Se famo sto mambo romano. Allora, poi arriva un mio amico. Non l'ho mai ascoltato. Quel giorno arrivò e disse, questo mambo lo chiamiamo mambo salentino. Come in giro, quando si balla, tutto sfavato, se balla, mambo salentino, e la casetta che c'è, che mi fa parlare, la casetta che c'è, e un piccolo caffè, quando dopo non voglio un minuto di stress, sto solo a star bene, tu sei faccio di me, se si può è nell'altro, non vuole stare in mezzo, poi trovarsi dentro un attrezzo, tornare indietro nel tempo, Alessandra, dimmi cosa, tutti! Se veloce con un tempo.